Dunque, l'ultima volta, se vi ricordate bene, abbiamo parlato della Trinità Santissima, eh? Ecco, e infatti non era facile, è vero, ma le cose belle sono sempre difficili, miei cari, eh? Proprio la Trinità, vedete, volevo dirvi proprio questo, che la Trinità è l'oggetto principale della nostra fede, il più sublime tra tutti, è vero, perché persino il mistero dell'incarnazione, di questa kenosi di Dio, è vero, il quale accondiscende dei riguardi dell'uomo fino a tal punto da diventare, da assumere la morfe d'ulu, come dice San Paolo, cioè la forma di un servo, è vero, per dare all'uomo una parte della sua divinità. Ebbene, lo stesso mistero dell'incarnazione introduce alla conoscenza di quel mistero, che è l'oggetto beatificante per eccellenza, è vero, e cioè il mistero della Trinità Santissima. Dopo queste eccelse e elevate meditazioni, è vero che, ahimè, il nostro povero intelletto umano non riesce a, come si può dire, a svolgere come si dovrebbe, è vero. Tuttavia, è giusto pensare anche con modestia e semplicità a queste cose sublimi e grandi, delle quali il Signore vuole rendersi felici in cielo, è vero. Ebbene, anticipare già qualche cosa su questa terra. Invece, adesso passiamo a un argomento ben diverso. Perché diverso? Perché vi dissi che la Trinità Santissima non può essere dimostrata in nessun modo dall'intelligenza umana. Ed è quando siamo dinanzi al mistero di Dio uno e trino, dobbiamo fidarci interamente della parola del Signore. Il filosofo più bravo che ci sia non riuscirebbe mai, anche pensandoci per tutta la sua vita, non riuscirebbe mai, se Dio non glielo rivela, non riuscirebbe mai a arrivare a questa comprensione, cioè che Dio è Dio vivente ed è vivente come trinità di persone, come Padre, Figlio e Spirito Santo, come l'essenza divina dalla quale procedono questi due fiumi, è vero, della processione divina, cioè appunto la processione dell'intelligenza, del Verbo e la processione dell'amore dello Spirito Santo. Vedete, questo solo Dio ce lo rivela e solo nella fede noi possiamo avere accesso a così sublime mistero. Invece oggi vogliamo parlare della creazione, vedete, Dio che si manifesta a noi nell'opera della creazione. Perché questo ordo discipline, direbbe San Tommaso, cioè questo ordine della disciplina? Perché abbiamo parlato prima della Trinità, cioè prima anzi dell'esistenza di Dio, anche questa verità filosofica e naturale, poi Trinità delle persone divine, verità questa di fede e soprannaturale, per poi ridiscendere sul piano naturale, cioè sul piano della creazione. Perché tutto questo? Ebbene, per un motivo abbastanza fondato. Voi sapete che io sono piuttosto seguace della nostra scuola domenicana di San Tommaso d'Aquino. Ebbene, San Tommaso, appunto, San Tommaso ha questo ordo discipline proprio, cioè in quanto dice che prima bisogna considerare l'essenza divina e l'essere divino, perché in Dio abbiamo visto l'essenza e l'essere non si distinguono, si identificano solo in Dio. Vedete, l'unico ente in cui non c'è distinzione tra essenza e essere è Dio, no? Ecco, quindi anzitutto si considera l'esistere di Dio, se Dio esista, le famose vie per dimostrare l'esistenza di Dio, poi gli attributi della essenza divina, poi si passa a quel mistero che solo per fede ci è rivelato, ma che sempre riguarda l'essenza divina, vedete? Quindi la Trinità appartiene ancora all'essenza divina. Dio per essenza sussiste in tre persone, va bene questo discorso? E solo dopo si passa all'agire di Dio, ed è l'agire di Dio in quanto Dio pone degli effetti all'infuori di sé. Vedete, questo agire ad extra si dice, eh? Bisogna distinguere in Dio, se volete, un duplice agire. Un agire che è un agire ad intra, dentro di Dio, per così dire, no? Che non pone degli effetti esterni. Notate, sempre l'agire di Dio è Dio stesso, l'abbiamo ben visto, vi ricordate, però è importante tenerlo sempre presente alla mente, per non pensare che il Signore agisce come noi altri, vero? Cioè, in noi ovviamente l'agire è distinto dalla nostra sostanza. In Dio l'agire è il suo essere, è la sua sostanza, non è un'attuazione della sostanza, un qualcosa di aggiunto, capite? Se io sto fermo, beh, insomma, ho un certo essere, ma se poi mi muovo ho un essere in più, cioè il muoversi al di là del mio essere. Capite quello che voglio? In Dio non c'è questa possibilità di aggiungere qualche cosa al suo essere. L'agire di Dio è il suo essere. Vedete? Solo che l'agire di Dio, che è il suo essere, può avere due effetti. Uno in Dio stesso, che allora è ancora l'essenza di Dio, va bene? Oppure all'infuori di Dio. E allora è un qualche cosa di distinto, di diverso da Dio. Va bene questo, miei cari? Vedete? Ecco perché San Tommaso prima parla della Trinità e
E poi parla della creazione, perché la Trinità riguarda ancora l'essenza di Dio, anche se sotto l'aspetto ormai già operativo, ma operativo intrinseco, riguardante anche quanto ha l'effetto sempre l'essenza divina, per poi passare a parlare della creazione, cioè di un Dio che pone degli effetti al di là, all'infuori, per così dire, di sé. Va bene questo discorso? Ecco. Bene, miei cari, il trattato appunto della creazione, questo va visto dal punto di vista teologico, vedete, questo solo il teologo lo può dire, non il filosofo ovviamente, perché abbiamo visto che al filosofo rimane nascosto il mistero della Trinità. Però teologicamente parlando c'è un misterioso, non è facile afferrarlo, nesso tra la Trinità e la creazione. San Tommaso lo mette in rilievo nel suo trattato, no? Questo nesso tra Trinità e creazione, c'è una analogia, non è che la creazione sia un prolungamento della Trinità, Dio me ne guardi, ne è vero guai se dicessi questo, proprio perché le azioni trinitarie terminano a Dio stesso, la creazione pone un effetto ad extra, però c'è una certa analogia, se volete, no? C'è come c'è un agire interiore, così per analogia c'è un agire esterno. Quindi l'agire di Dio, all'infuori di Dio, porta l'impronta della Trinità. E in particolare, cosa interessante, dello Spirito Santo, che è la persona procedente per eccellenza. Capite? Cosa molto bella. Vedete, c'è Dio Padre, che non è costituito da nessuna processione, no? Il Figlio, che è costituito dalla prima processione e che assieme al Padre diventa il principio di quell'altra processione che costituisce la persona dello Spirito Santo. Va bene? Dove lo Spirito Santo, mi perdonino, capite? Già parlare di costituisce è quasi una eresia. Non so se rendo l'idea, capite? Ma non abbiamo altre parole. Va bene? Ecco. Allora, questo duplice procedere è tale che il Padre è solo principio, il Figlio è il Signore, mi perdoni se parlo, vedete, di nuovo un'eresia, non è vero? Cioè il Signore è derivato dal principio, ma non con dipendenza, capite? Se no sono ariano, non è vero? E guai a me, no? Vedete? Però è in qualche modo derivante da quel principio che è il Padre, senza però dipendenza causale, mi raccomando. Mentre lo Spirito Santo, però il Figlio è anche principio assieme al Padre dello Spirito Santo, ed è proprio quello il dogma che contestano un po' gli orientali, no? Mentre noi diciamo qui ex patre filioque procedit, chi procede dal Padre e dal Figlio, no? Gli orientali dicono sempre ec tu patros diaton hion, è vero, cioè dal Padre tramite per mezzo del Figlio. Di fatto però poi le due dottrine coincidono, se volete, gli orientali hanno il dubbio che noi cattolici forse pensiamo che Padre e Figlio sono due origini distinte, il che naturalmente non ci viene neanche in mente, guai a noi, saremo eretici, va bene, no? Quindi il Padre e il Figlio sono un'unica origine di processione. Perciò vedete, il Figlio è la persona che è nel contempo derivata e anche principio di derivazione dello Spirito Santo, che però è la persona solo derivata. Derivante, è vero, derivata, non principio. Lo Spirito Santo non è più principio, vedete? Ma, non c'è un'altra processione, capite quello che voglio dire, vero? Ecco, quindi questo non toglie, di nuovo, non toglie allo Spirito Santo per nulla la sua uguaglianza perfetta, la consustanzialità, identità di sostanza, è vero, con le altre due divine persone. Tutti e tre sono uno solo quanto alla sostanza, vedete? Però si distinguono quanto alle relazioni di origine, no? E come vedete in questo c'è una certa, vedete di nuovo, quasi un'eresia come si cammina, è vero, sul filo del rasoio, vedete, voi lo percepite bene, ed è importante, vedete, se non imparassimo nient'altro che questo, sarebbe già molto importante, come nella Trinità bisogna essere, come in altri campi di teologia, ma soprattutto nella teologia trinitaria, la prudenza non è mai troppa, va bene questo discorso? Ebbene, vedete, dicevo questo, che appunto gli orientali sostengono una certa gerarchia tra le persone divine, va bene questo discorso? Questo, se è spinto all'estremo, diventa arianesimo, cioè il Figlio è subordinato al Padre, lo Spirito a entrambi, no? E cioè no, per noi è consustanziale, però notate che una certa gerarchia, tra virgolette, è vero, guai a me se divento ariano, no? C'è quanto alle relazioni stesse, non so se rendo l'idea, va bene? Il Padre che è solo principio, il Figlio che è derivante dal principio e principio assieme al Padre, lo Spirito Santo che è solo derivante dal principio, il che però nulla toglie alla loro uguaglianza divina, identità nell'unica sostanza divina. Va bene, miei cari? Vedete, ecco, e perciò, vedete, questa opera, in qualche modo, di Dio ad extra, è particolarmente attribuita a quella persona che è per eccellenza l'amore di Dio. Vedete, non a caso questo agire di Dio è attribuito allo Spirito Santo, perché la volontà,
è l'amore che ci estende all'opera, capite? Noi facciamo tante opere perché? Perché vogliamo farle, e le vogliamo fare perché consideriamo ciò che facciamo come un valore, lo apprezziamo, vogliamo quel bene. Quindi c'è benevolenza, voler bene, c'è amore, vedete, l'amore estende l'anima all'agire. Quindi non a caso queste azioni ad extra sono attribuite particolarmente allo Spirito Santo. Tuttavia, notate che vale sempre l'assioma teologico, assolutamente imprescindibile in tutto questo, che dice: actiones Dei ad extra sunt comunes, cioè le azioni di Dio all'infuori di Dio sono comuni. Comuni a chi? Alle tre persone divine. Vedete? Tutte e tre le persone divine agiscono ponendo degli effetti esterni. Non si può dire il Padre è creatore, certo, al Padre si attribuisce particolarmente il potere, la onnipotenza creatrice, capite? Mentre al Figlio si attribuisce la saggezza, la sapienza, il verbo e il concetto dell'Eterno Padre, no? Allo Spirito Santo la fecondità dell'amore, no? Che assegna a ogni cosa quasi il suo compito da realizzare, no? Capite? La sua finalità propria. Lo Spirito è il principio del ritorno delle creature a Dio, Spirito partecipato nelle cose, capite quel che voglio dire? E lo Spirito dà quasi il germe di bontà a tutte le cose create, va bene miei cari? Ecco, fin qui mi pare che sia abbastanza comprensibile. Ebbene, è vero che tali sono le attribuzioni alle persone trinitarie, ma vale sempre il principio, le azioni di Dio esterne rispetto a Dio, cioè ponenti un effetto esterno, sono comuni, quindi è creatore, indistintamente Padre, Figlio e Spirito Santo. Notate che vale anche per un'opera così, così specifica e così sublime come è quella dell'incarnazione. E dell'incarnazione va considerata, questo solo come parentesi teologica, no? Per spiegarvi in questa istanza particolare proprio la comunanza dell'agire ad extra delle divine persone. Ed è nell'incarnazione bisogna distinguere il momento passivo di chi si incarna passivamente, no? Ricevendo l'umanità, e poi di chi fa incarnare attivamente, va bene? Ora, chi si incarna, chi è incarnato passivamente, è solo la persona del Logos, solo la persona del Verbo. Sarebbe eretico dire che anche il Padre si è incarnato, no, lo Spirito, no, solo il Verbo si è incarnato. Però colui che fa incarnare sono tutti e tre, indistintamente, capite? Vedete? Così in termini un po' antropomorfici, ma spiritualmente molto edificanti, Sant'Ireneo di Lione fa vedere quasi questo consiglio delle persone trinitarie, no? Cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si consultano su che cosa fare per redimere l'uomo e mandano il Figlio, è vero, perché prendesse su di sé la sua umanità, l'umanità ricevuta dal grembo della Vergine Beata. Vedete? Ora, naturalmente questo consiglio divino è antropomorfico, si capisce, cioè non è che il Padre Eterno a un certo momento gli è venuto in mente, adesso consultiamoci, no? Come se fosse nel dubbio, questo naturalmente no, capite? Ma quello che c'è di bello in quella metafora è appunto che tutte e tre le persone divine vogliono la salvezza dell'uomo. Che poi ovviamente la persona che la opera, è vero, è la persona del Verbo. Bene, allora, notate, le azioni di Dio ad extra sono comuni. Quindi in tutto il creato noi percepiamo in qualche modo un vestigium trinitatis. E nell'uomo, creatura razionale, e ancora più nell'angelo, nelle creature razionali percepiamo addirittura la imago trinitatis. L'immagine della Trinità, ed adesso lo vediamo dalla parte della creatura. L'altra volta parlavamo della parte di Dio e abbiamo visto come l'anima umana è l'esempio più buono, vero, per arrivare a Dio, no? A Dio Trino. Adesso vediamo viceversa come da Dio si riflette questa Trinità sulle creature e in particolare sull'uomo, sulla creatura razionale. Vedi, in tutte le cose c'è una disposizione secondo il numero, secondo la misura e secondo il peso. No? Da sempre i padri hanno visto in questo un vestigium trinitatis, il numero, la consistenza sostanziale delle cose, la misura, la figura delle cose, no? La proporzione, l'armonia delle cose, attribuibile ovviamente al Verbo per mezzo delle quali tutte le cose sono fatte, la sapienza di Dio, no? E poi ecco il peso, vedete, il peso è ciò che fa tendere la cosa, no? Quando un oggetto pesante, no? È lasciato cadere, bene, cade, cioè tende al centro della terra. Il peso è quindi un appetitus, un tendere a qualche cosa, va bene? Ebbene, questo ovviamente è in qualche modo il vestigio dello Spirito Santo in tutte le cose. E quindi vedete come nella struttura ontologica di tutti gli enti c'è questa triade di aspetti, no? La sostanzialità, si potrebbe dire,
la essenzialità e la finalità, no? Questi tre aspetti esprimono il vestigium trinitatis. Nell'uomo, poi, nella vita psichica, c'è l'essenza dell'anima, dalla quale scaturiscono questi due movimenti spirituali. Uno è il movimento rappresentativo, che è quello dell'intelligenza, l'altro è quello appetente, cioè tendente in alcuni beni, in dei beni, nel bene, che è appunto la volontà. Va bene questo discorso? Vedete quindi come nel creato appare questo vestigio o addirittura la immagine della Trinità Santissima. Ora, adesso passiamo alla fondazione, per così dire, non più teologica, questo quello che vi ho detto finora fa parte ancora della teologia, passiamo adesso alla fondazione proprio filosofica di quello che è la creazione. Vedete, abbiamo visto come Dio esiste perché le cose esistono. Cioè noi, rendendoci conto della insufficienza ontologica, vi ricordate ancora di questa parola che vi dissi, no? La insufficienza ontologica, cioè il fatto che le cose non bastano a se stesse. Noi, rendendoci conto di questo, ebbene, diciamo, da dove vengono le cose se non ci sono da se stesse? Da dove vengono? Bene, da qualcos'altro. E quel qualcos'altro, se è ancora una realtà finita e insufficiente, da dove viene? Da qualcos'altro ancora. Al vertice di tutto ci deve essere un qualcosa che ha la ragione del suo essere, non all'infuori di sé, ma in se stesso, e questo è Dio. Va bene questo discorso? Ora vedete, adesso lo vediamo dall'altra parte, cioè non risaliamo più dalle creature a Dio, ma proviamo, con umiltà si capisce perché non è facile mettersi dalla parte di Dio, non è vero? Però proviamo adesso a vedere che cosa accade dalla parte di Dio nel creare. Ora, in Dio c'è una potenza creatrice, che si chiama anche onnipotenza. Perché questo? Vedete, perché in Dio ci sono tutte le perfezioni, al sommo grado, infinito grado di perfezione, e nella somma semplicità, senza composizione alcuna, l'abbiamo visto, vi ricordate, no? Questa essenza fisica di Dio che consiste nell'insieme di tutte le perfezioni, nessuna gli manca, ovviamente si tratta di perfezioni semplici, cioè quelle che sono solo perfezioni, non di perfezioni intermedie, no? Per esempio essere uomini è una perfezione, ma non assoluta. Quindi Dio non è uomo, è più di un uomo, non so se rendo l'idea, no? Essere buoni è una perfezione semplice, quindi Dio è buono. Va bene questo discorso? Vedete, quindi tutte le perfezioni che sono solamente tali, che sono illimitate, le perfezioni sono tutte in Dio al sommo grado, all'infinito grado di perfezione, insomma semplicità. Ebbene, poter agire all'infuori di sé, poter porre degli effetti all'infuori di sé è una perfezione. È una perfezione semplice, che è sempre meglio avere che non avere. Capite quel che voglio dire? Vedete? Lo vediamo anche nelle creature proprio negli enti finiti, no? Che non solo hanno la dignità dell'essere, ma anche la dignità di essere cause, di poter agire, di poter fare. Vedete? Nella più grande azione, cioè più grande dal punto di vista ontologico, no? È l'azione generativa, generale, cioè dare vita, vedete? Dare vita a un nuovo individuo sostanziale, capite quello che voglio dire, no? Ecco, vedete, nell'azione generatrice appare la dignità della creatura che è in grado di trasmettere vita, cioè di dare la stessa vita specifica, è vero, umana oppure in altre creature, insomma, a seconda della specie, dell'essere vivente, di dare quella stessa vita però a un altro individuo, cioè porre un effetto esterno. Ma anche in azioni minori, ontologicamente più superficiali, no? Il camminare, stare seduti, parlare, qualsiasi azione che facciamo è una attuazione, questa volta però non più sostanziale ma accidentale, è un effetto che si pone all'infuori di noi. Va bene questo discorso? E poter agire all'infuori di noi è una perfezione. Voi pensate, se noi fossimo qui con mani legate non potremmo fare niente, sarebbe somma imperfezione e somma infelicità. Va bene questo discorso? Non già che ogni essere, questo già Aristotele lo ha visto molto bene, si rallegra, vero? Cioè la gioia scaturisce dal fatto che ogni essere adempie le sue finalità, cioè giunge a ciò a cui le sue finalità lo destinano. Vedete, noi siamo finalizzati, ogni essere creato è finalizzato, rapportato a determinati beni da realizzare, se non li realizza è infelice, se li realizza gode ed è felice, va bene? Ora in Dio ovviamente non c'è una gioia aggiunta a quella gioia che Dio già possiede, capite quello che voglio dire? Ma c'è quella perfezione,
c'è quella perfezione che Dio nella sua immensa bontà ha voluto partecipare, comunicare, dare alle creature. In Dio questa perfezione comunicata alle creature è infinitamente più grande ancora, capite quello che voglio dire? Quindi se già in noi c'è come perfezione la capacità di agire all'infuori di noi stessi, tanto più, infinitamente di più, ci sarà questa capacità in Dio. Va bene questo discorso? Vedete? Con la differenza però che mentre noi dominiamo sia la nostra azione che l'effetto dell'azione, Dio domina l'effetto dell'azione ma non l'azione stessa, cosa importantissima. Ed sembra una cosa così strana quella che vi ho detto adesso, no? Invece è importantissimo. Ed è nell'opera della creazione, bisogna soprattutto dire, premettere proprio a tutte le altre cose questo: la creazione non c'è senza la sovrana libertà del creatore. Ed è il cristianesimo, e non solo il cristianesimo, proprio il pensiero, è vero, della filosofia perenne rispetto a Dio, a un Dio personale e creatore, è questo, il rapporto tra Dio e il mondo è il rapporto tra un essere infinito e un insieme di esseri finiti. Quindi Dio è al di là e al di sopra, al di fuori del mondo, va bene questo discorso? Dio è trascendente, è distinto dal mondo, non solo. Dio distinto dal mondo domina il mondo, domina ogni creatura, può crearla, può anche non crearla, capite? Perché vi dico questo? Perché c'è il pericolo del panteismo, miei cari, che sciagura il panteismo, è vero, che piaga, capite? Perché vedete, c'è gente che dice, ma insomma ci sono tanti addetti alle altre religioni, è vero, che hanno questa idea panteistica, Dio è l'anima del mondo, il Brahma per esempio, no, non è la stessa cosa, capite, della concezione cristiana. Perché? Perché evidentemente per il cristiano Dio non è l'insieme delle cose del mondo, non è, né può esserlo. Pensate anche a Platone, il quale pure aveva una concezione anche trascendente di Dio, no? Cioè per lui Dio è l'idea del bene, che ovviamente è al di sopra di tutte le idee addirittura, quindi è trascendente. Però Platone conosceva anche un Dio immanente, l'anima del mondo. Cioè secondo lui il mondo, l'universo è un animale, un essere vivente, capite? Una curiosa concezione, pensate, tutto l'universo con tutte le stelle eccetera è un animale, è un organismo vivente, no? Ecco, l'anima di questo mondo è un'anima divina. Bene questo. Quindi vedete, questo è il panteismo, cioè il mondo è pervaso da Dio. Dio è la forma delle cose. Terribile quella concezione di Dio, capite? Proprio perché abbassa Dio in qualche modo al compromesso con le creature. Non so se rendo l'idea, va bene? Quindi, ecco, questo è il passo successivo. Anzitutto c'è la identificazione di Dio con le cose nel mondo. Questo si chiama panteismo, va bene? Poi c'è il passo, ovviamente ogni panteista è anche un non creazionista, cioè nega la libertà di Dio, perché se Dio è tutte le cose nel mondo, non domina le cose, essendo le stesse cose, non so se rendo l'idea, va bene? Però è possibile ammettere anche una dottrina non panteistica, pensate per esempio al neoplatonismo, a Plotino in particolare, ammettere un Dio trascendente, per Plotino Dio è sommamente trascendente, questo uno divino che è al di sopra di tutte le altre ipostasi, no? Ebbene, Dio trascendente che però è obbligato a creare il mondo. Vedete perché? Perché Dio ha una sovrabbondanza spontanea di essere che si riversa quasi a cascate, si può dire, no? Questa immagine, certo non del tutto adeguata, però descrive bene la dottrina cosiddetta emanazionistica di Plotino, no? Cioè Dio è come una sorgente traboccante, va bene questo discorso? Ma non domina questa comunicazione di essere. Spontaneamente sprigiona l'essere e bontà da sé. Capite quello che voglio dire? Anche questo contraddice proprio la concezione della creazione. Quindi né panteismo né emanazionismo. La creazione dice qualche cosa di diverso, cioè che Dio è distinto dal mondo, trascendente rispetto al mondo e liberamente causante il mondo. Va bene? Ed un cristiano non potrà mai fare la domanda di Hegel: che cosa è Dio senza il mondo? Il cristiano dice Dio si arrangia perfettamente senza il mondo, non so se rendo l'idea, va bene? Ed è Chesterton prende un pochino in giro e non dice in sostanza, sembra quasi che il buon Dio abbia bisogno del mondo come di un giocattolo, di un divertimento, insomma, non è così, Dio è perfettamente felice. Ed è lì appare la grandezza dell'amore di Dio.
capite, vedete, nell'amore è molto importante, questo Plotino non l'ha afferrato fino in pieno, con buona pace tanti viri, perché aveva un sant'uomo, seppure pagano, ebbene, comunque Plotino non ha afferrato bene una cosa, che invece è molto importante anche la rivelazione cristiana, oltre che proprio per la speculazione naturale dell'intelligenza umana, cioè il fatto del legame che c'è tra amore e libertà. Cioè, un amore costretto non è amore, c'è poco da fare, capite? Cioè, non basta volere il bene per amare, bisogna che si voglia il bene, cioè, metto l'accento sulla disposizione soggettiva, no? Cioè, che scaturisca dalla volontà e dalla volontà libera, va bene questo discorso? Vedete, se Dio fosse costretto a creare il mondo non rivelerebbe la sua bontà, capite? Sarebbe un qualche cosa di necessario, di proprio scaturiente da quello che si chiama la cieca necessità. Invece Dio è proprio dominatore del mondo, quindi se lo crea liberamente. Vuol dire che il Signore ci ha amati, prima ancora che ci amasse in Cristo, nella redenzione, capite? Ed è molto, molto importante questo, miei cari, inserire il mistero di Cristo nel mistero precedente della creazione, capite? Solo allora si capisce come Dio fa dei passi successivi, proprio senza limite, è una cosa spaventosa quella come Dio si avvicina all'uomo, no? Come discende verso l'uomo, ma senza mai compromettersi come appunto pensano i panteisti che Dio diventa qualcosa del mondo. No, mai, capite? Rimane sempre Dio nella sua divinità e però si china verso l'uomo a più non posso, non so se rendo l'idea, va bene miei cari, vedete? E quello è la sua gioia, stare con i figli dell'uomo. Una cosa che io non capisco, ma è inutile che mi sforzi, è vero, perché io dico, Signore Dio, ma chi te lo fa fare stare, è vero, con noi altri che siamo, è vero? E invece lui è così, è vero, vedete, la mia ottusità non lo capisce, no? Ebbene, Dio però, per fortuna, pensa ai pensieri suoi e non i miei, va bene questo discorso, vedete? Ecco, allora, Dio, notate come si rivela già in questa sua stupenda bontà, prima ancora che si rivelasse in Cristo e nella missione dello Spirito Santo e nella Divina Eucaristia, dove proprio è più espressa questa dimora di Dio tra gli uomini. Vedete, prima di tutto questo, cioè non al di sopra di questo, ma a fondamento di tutto questo, c'è la donazione dell'essere alle creature. Vedete, già in questo bisogna vedere quel sublime amore di Dio che ci dà tutto ciò che siamo, capite? Guardate che nella creazione, sotto un certo aspetto, l'amore di Dio si manifesta addirittura in una maniera più totale ancora che nella stessa redenzione. Intendetemi bene, cioè ho detto più totale, non più sublime. Nella redenzione avviene qualcosa di straordinario, assolutamente talmente gratuito, capite? Cioè è la grazia allo stato puro, no? Proprio qualcosa che noi non abbiamo meritato in nessun modo, anzi eravamo peccatori, no? Quindi certo bisognosi di Dio, ma nel contempo lontani da Dio, senza alcun merito. Ebbene, Dio ci ha mandato il suo unigenito, e non solo, l'unigenito è morto per noi sulla croce, capite miei cari? Vedete, questo è proprio una grazia divina di una sublimità straordinaria. Però nella creazione questo donarsi di Dio, questa quasi grazia, si può dire, di Dio, è più totale, perché vedete, nella redenzione è già presupposta l'esistenza dell'uomo da redimere, nella creazione non c'è nulla, capite? Nella creazione tutto sorge dal nulla. Ecco come si dice appunto della creazione, giustamente, creatio ex nihilo, creazione dal nulla, vedete? E appunto la teologia, la filosofia, approfondendo questo concetto, dice creatio ex nihilo sui et subiecti, la creazione dal nulla di sé e del proprio soggetto, va bene? Ed è quello che dovremo adesso spiegare. Ma notate bene, prima meditate questo punto, miei cari, come il Dio ama quando dall'essere, ma tutto l'essere, ha delle cose che non hanno nessun diritto all'essere. Vedete quello che volevo dire quando vi dissi che lì si manifesta la libera benevolenza di Dio. Nessun ente ha diritto ad esserci, Dio gli dà l'essere per pura bontà, capite? Non c'è una spiegazione, non è possibile dire, se uno mi chiede perché Dio ha creato il mondo, non lo so, nessuno di noi lo sa. Bisognerebbe proprio avere l'intelligenza e l'amore di Dio per poter dire Dio ha creato per quello o quell'altro motivo apodittico, capite quel che voglio dire, no? Perché è una scelta assolutamente libera di Dio. Ed è come si può parlare, ma bisogna chiarire i termini perché lì gli equivoci si insinuano con molta facilità, si può dire, ed in un certo senso si può dire, che data la libertà di Dio nella creazione, si può dire che il Signore, il Dio, ebbene, crea, è vero, le cose dando appunto l'essere a una essenza finita,
dotata di un diritto ad avere questo essere, e quindi fa una prima, per così dire, grazia, tra virgolette, grazia a quella essenza che non ha diritto ad avere quell'essere che riceve. Va bene questo? Cioè, ciò che riceviamo non per diritto, lo riceviamo per misericordia, per grazia. Va bene questo discorso? Vedete che nella creazione appare già l'opera di misericordia. Ed è così, miei cari, adesso su questo punto mi raccomando molto, è un punto delicato quello, è così che vanno interpretati i brani paolini, dove si parla della creazione in vista di Cristo, in vista di Lui, tutte le cose sono state create, via dicendo, pensate, lettera agli Efesini, brani paralleli nella lettera ai Colossesi, eccetera, no? Ecco, vedete? Ora, notate, lì c'è un grosso pericolo, vedete? Mi raccomando, davvero con il cuore e la mente di tomista, no? Capite, vedete? Notate che oggi la teologia ha abbandonato molto San Tommaso, ed è un grande pericolo su questo campo, guarda, perché sapete, la verità non ha bisogno di consensi, possono essere molto pochi che aderiscono alla verità, la verità rimane sempre quella, capite? Ma il bene possibilmente sta nel fatto che il numero maggiore di cristiani aderisca a quello che è obiettivamente vero, no? Ora notate una cosa, miei cari, vedete? C'è una tendenza a abbassare l'opera della, dico abbassare proprio a ragion veduta, ad abbassare l'opera della redenzione e santificazione, che è tutta soprannaturale, riducendola già all'opera naturale della creazione. Capite quel che voglio dire? Così che non si fa più distinzione tra la grazia naturale della creazione e la grazia soprannaturale della santificazione. Va bene questo discorso? Si tende a dire, ma Cristo è dovuto al mondo. Senza il Cristo il mondo non è mondo. No! Come Dio è Dio anche senza il mondo, così il mondo è mondo anche senza il Cristo. Se poi c'è il Cristo è una grazia inaspettata, non dovuta a nulla, capite? Nessuna creatura ha diritto a quel ricapitolatore che è Cristo. Non so se rendo l'idea, vedete, miei cari? È importantissimo questo punto. Vedete, c'è questa scuola, vi dico anche la provenienza, è quella scotista, insomma, è vero, che parli anche bene di Dun Scoto, no? Perché è lui a cui dobbiamo l'Immacolata, è vero, quindi non è poco, capite? Però in questo punto mi pare che non dica bene, capite? Perché, vedete, è un paradosso. Si pensa di esaltare la grazia facendola coincidere con la natura. Ma così è vero che la natura sembra essere sublimata ad essere grazia, ma la grazia si trova anche abbassata ad essere natura. Non so se mi spiego, capite? Quindi bisogna paradossalmente, vedete, bisogna affermare una certa, scusate se dico così, ma il termine qui è appropriato, una certa laicità, cioè una certa autonomia relativa, capite? Della natura, una consistenza ontologica del creato, per poi vedere la ulteriore gratuità della redenzione e ricapitolazione in Cristo. Va bene, miei cari? Pensateci bene, guardate che un po' dappertutto, anche in manuali di catechismo e in altre cose, si insinua questo pensiero, è vero, sostenuto soprattutto, beh, diciamo pure i nomi, insomma, sostenuto dal cardinale de Lubac, per esempio, sostenuto da Karl Rahner e via dicendo, è vero, tutti i signori veramente addentro alla sacra teologia, no? Ma certamente della sponda scotistica. Notate poi che quando questa tendenza diventa chiaramente ereticale, assume un po' le sembianze del fideismo luterano, capite quel che voglio dire, no? Cioè, la natura è tutta rovina, è tutto un niente, è tutto è grazia. Sì, ma però poi a questo punto, se tutto è grazia, la grazia diventa natura, non so se rendo l'idea, diventa un qualcosa di dovuto e cessa di essere grazia, va bene? Invece proprio affermando, paradossalmente affermando la natura, si esalta paradossalmente la grazia, perché si fa vedere come la grazia è al di là della natura. Però quello che è vero, vedete, è profondamente vero, ed è così che va letto San Paolo, no? È vero che la, chiamiamolo così con termini un po' poco teologici, no? Ma oggi si dice così, no, la cifra della creazione è già quella della misericordia che poi apparirà in Cristo Gesù. Va bene questo? Ma non è che la creazione sia fatta in maniera tale che Gesù sia dovuto alla medesima, no, va bene questo discorso? Però è già fatta con la stessa misericordia che poi più sublimemente ancora, su un altro livello ben più grande, si rivelerà nella redenzione. Va bene, miei cari? Vedete come bisogna distinguere bene l'opera della creazione, l'opera della redenzione, e nel contempo mettere l'una in analogia con l'altra, non in continuità, in analogia con l'altra. Cioè, come la misericordia di Dio si rivela sul piano naturale nella creazione, così si rivela sul piano soprannaturale nella redenzione e nella santificazione. Va bene, miei cari? Ecco,
Poi ve lo spiegherò, spero di averne il tempo ancora meglio, spero, no? Di non confondere le idee. Comunque, adesso parliamo propriamente della creazione. Che cosa è esattamente l'atto creatore, no? Ecco, abbiamo detto che il Dio crea liberamente, non è tenuto a creare. Questo perché le cose, le essenze, diciamolo così, ciò che le cose sono, non sono necessarie, ontologicamente parlando. Ci sono contingenti, si dice nel gergo filosofico, possono essere, possono anche non essere. Che cosa sono queste essenze poi? Prima di avere l'essere, le essenze non ci sono, non c'è nulla, né la natura dell'uomo, né la natura del gatto, né del cane, di nulla. Però tutte queste essenze che ora ci sono, tutte queste essenze, e un'infinità di altre essenze che non ci sono e non ci saranno mai, Dio le pensa come possibilità, cioè come idee nella mente di Dio. Ed è questa la dottrina delle idee di Dio. Ed è Dio concepisce, concepisce la sua infinita divina essenza, infinita perché identica con l'atto di essere, che è infinito. L'essere abbraccia tutto, l'abbiamo ben visto e voi penso che l'avete già intuito, no? Cioè l'essere abbraccia tutto. Compete alle cose più impensabili, alla casa, alle pareti della casa, alle tegole del pavimento, al tavolo, a me, a voi, a tutti. L'essere abbraccia tutto e trascende tutto perché è più comune, più universale di tutto. Va bene? Quindi l'essere è infinito, perciò quella essenza che coincide con l'essere è essenza infinita come è infinito l'essere. Un'essenza che non è l'essere è un'essenza che pone limite nell'ambito dell'essere. Va bene questo discorso? Pone limite, non è più la pienezza dell'essere. È un modo particolare di realizzare l'essere, più particolare, va bene? Ora Dio, pensate, no? Pensate, è difficile pensare i pensieri del Signore, ma proviamo, no? Vedete, il fatto è questo, il Dio che è puro atto di intelligere, Dio è puro atto di pensare, puro atto di pensare. Ora, perché questo poi? Perché vedete, Dio possiede se stesso nella sua perfetta spiritualità ed avere presente qualche cosa in modo spirituale, immateriale, significa conoscere. Notate bene, l'essenza della conoscenza è aver presente a sé in maniera immateriale. Ora, Dio possiede sommamente sé, se stesso, in maniera immateriale. Quindi è pensiero, non solo ha dei pensieri, ma è pensiero. È il pensiero pensante se stesso, come giustamente disse Aristotele. Dio pensa la sua stessa essenza. Però, vedete, voi potreste dire, ma allora il Signore mi perdono, adesso faccio un advocatus diaboli, no, una domanda proprio sciocca, scusate. Cioè, uno potrebbe, ma il Signore si annoia a pensare un solo pensiero, non si annoia, capite quello che voglio dire? Perché quel pensiero contiene un'infinità di altri pensieri, va bene questo? Cioè, non bisogna pensare, Dio pensa solo la sua essenza, C'è gente che mi dice, padre, di nuovo il Signore mi perdoni, no? Perché me la senta quasi la bestia, ma vi dico come obiezione, ma padre, questo è un Dio accentratore, egoista, perché pensa solo se stesso, no, proprio perché in se stesso pensa tutte le cose, vedete, questo è il punto, cioè pensate a un pensiero, i nostri poveri pensierini umani, se ci va bene pensano una cosa sola, è vero, talvolta riesco a pensare anche due insieme, mettono nel giudizio in rapporto una cosa con l'altra, no? Ma mai un'infinità di cose. In Dio l'unico pensiero che abbraccia tutta la sua essenza, che è l'essere, abbraccia anche tutte le possibilità di essere, anche se non ci sono realmente, capite? Ma Dio vede non solo ciò che è, cioè lui che è, ma vede anche tutto ciò che ci potrebbe essere se lui avesse liberamente voluto che sia. Va bene questo, miei cari, vedete? Quindi Dio vede, dice San Tommaso, vede la sua essenza come partecipabile ad extra, va bene? Come comunicabile a ciò che non è Dio. Ed è Dio non è comunicabile, Dio è se stesso, non è trasmissibile a qualcos'altro, è impossibile, no? Perché ogni essere sostanziale è essere incomunicabile. Quindi Dio non può comunicarsi ad altro come Dio. Insomma, un Dio non è creabile, non è possibile che Dio crei un altro Dio, no? Però è possibile che Dio crei un'infinità potenziale, no? Un'infinità di possibili enti che non sono Dio, ma che in misura limitata imitano Dio. Va bene questo? Ora, in tutti questi esseri che in misura limitata imitano Dio, l'essenza non è l'essere. Va bene? Quindi l'essenza è in qua, è in meno rispetto all'essere. Abbiamo intuito questo? Ora, dove l'essenza è in meno rispetto all'essere,
tale essenza non possiede l'essere, né la ragione di essere in se stessa, ma possiede l'essere se lo possiede solo per partecipazione e per causalità, perché qualcuno le ha dato l'essere. Va bene questo discorso? Ci siamo, miei cari? Vedete? Allora, notate, adesso arriviamo all'ex nihilo, no? Va bene? Siete pur bravi, è vero, perché mi confortate ogni tanto quando mi dite, è vero, abbiamo capito, no? Non è facile, guardate che... Ecco, allora notate, adesso arriviamo all'ex nihilo, va bene? Cioè la creazione avviene dal nulla assoluto, eh? Notate, l'essenza, a livello di idea nella mente di Dio, non è una cosa. Notate bene, è solo l'essenza della cosa, ma non la cosa. La cosa non c'è, per nulla. L'idea di un cane, per esempio, no? Che Dio ha in mente, è un'idea di Dio, ma non c'è la cosa cane o gatto, eccetera. Va bene questo discorso? La cosa non c'è, per nulla. C'è Dio e poi nulla. Va bene questo? Ci siamo, miei cari? Ecco. In Dio, le idee di Dio hanno un essere reale, notate bene, eh? Hanno un essere reale, ma non il loro essere reale. C'è il cane che è pensato dalla mente di Dio, non ha l'essere del cane, ma quale essere ha? L'essere stesso di Dio, capite? Perché in Dio non c'è nulla che non sia Dio. Quindi tutti i pensieri di Dio hanno un unico essere che è l'essere di Dio. Vedete, quindi le creature lì ci sono solo come essenze pensate, ma sono un nulla quanto al loro essere. Non possiedono nulla, neanche la loro stessa essenza, capitemi bene, d'accordo? Ecco, quando il Dio dà a quella idea che concepisce, per esempio dice adesso voglio creare un cagnolino, va bene questo discorso, no? Ha pensato da tutta l'eternità il paradigma, l'idea se volete platonica, no? Del cagnolino, no? A questo punto che cosa fa Dio? Dà a quella essenza da lui pensata, che non c'è, per nulla non c'è, capite? Ebbene, dà a quell'essenza non più quell'essere che l'essenza pensata ha in Dio e che non è il suo essere ma quello di Dio, ma dà l'essere partecipato a quella essenza secondo la misura della stessa essenza. Insomma, dà al cagnolino, all'idea del cagnolino... L'ultima volta, se ricordo bene, abbiamo parlato di Dio creatore. E questa volta dovremmo invece intrattenerci su Dio governatore di tutte le cose. Il Dio che governa, dirige, finalizza tutte le cose. L'argomento dunque è quello della provvidenza e predestinazione divina. Una vexata questio quella, ne è vero, perché sapete bene come nel corso dei secoli venne sollevata questa domanda fondamentale, e cioè anche domanda riguardante, oltre alla filosofia, la teologia, cioè la salvezza dell'uomo, la domanda quanto nella salvezza dell'uomo dipenda dall'agire della grazia divina e quanto invece dipenda dalla sua libertà. La domanda se eventualmente la predestinazione, cioè l'influsso di Dio sull'uomo, non influisca talmente sull'uomo da eliminare in qualche modo, da sospendere la sua libertà, quella libertà di arbitrio che è appunto alla base di ogni moralità umana. Vedete quindi la complessità e anche l'attualità di questo problema, perché tuttora è una domanda che spesso ci si pone. Cioè ci si chiede sempre che cosa devo fare, quanto dipende nel mio agire della grazia divina, quanto dipende invece da me. Ed è quello che è molto importante, miei cari, è anche in questo assumere una mentalità, direi appunto, di saggezza. E perché dico di saggezza? Perché, vedete, la sapienza consiste nel considerare tutte le cose alla luce delle cose supreme. La sapienza dunque è quella scienza che si eleva nel tentativo di interpretare i fenomeni, si eleva appunto alle cause superiori, interpreta l'inferiore in base al superiore, vedete? Invece al giorno di oggi, ahimè, è vero, potremmo dire che praticamente la vita intellettuale si è fatta insipiente. Non è una invettiva quella, è vero, che lancio contro la modernità nelle ricerche intellettive, no? Ma è semplicemente una constatazione di fatto, perché se la definizione della sapienza è quella della scienza di tutte le cose per altissimas causas, tramite le cause altissime, le cause supreme, non c'è dubbio che l'opposto della sapienza, cioè l'insipienza, consisterà nel voler ridurre ciò che è superiore, cioè il divino, il trascendente, volerlo ridurre a delle cose fenomeniche di questo mondo. Capite quel che voglio dire, no? Ecco, ebbene, perché ho detto che bisogna ritornare a una mentalità sapienziale? Perché il rapporto che esiste tra Dio e il mondo
E quindi il modo in cui Dio governa il mondo è un modo assolutamente unico, irrepetibile, di cui non si trova nessun esempio nell'ambito delle cause create. Va bene? Questa è una cosa molto importante da tenere presente. Cioè noi, per quel rapporto che esiste tra Dio e il mondo, per quel modo in cui Dio agisce sulle cose del mondo, per quel modo in cui Dio dirige tutte le creature, non abbiamo nessun esempio, cosa importante da notare, nessun esempio che potesse servire a illuminare tutto ciò partendo dalle cose di questo mondo. Vedete, nelle vicende di questo mondo non si trova nessuna istanza che potesse esemplificare il rapporto tra Dio e il mondo. Perché dico questo? Perché vedete, tutte le cose che agiscono in questo mondo, nell'ambito, chiamiamolo con termini tecnici, della immanenza, vedete, immanere vuol dire rimanere dentro, no? Quindi nell'ambito della immanenza mondana, no? Di questo mondo, nell'ambito delle cause finite, c'è sempre una certa, chiamiamola così, dialettica causale, va bene? Dialettica causale. Che cosa intendo per dialettica causale? Intendo che una causa agisce su un'altra sopraffacendola, cioè più c'è l'azione di una causa, meno c'è l'azione dell'altra e viceversa, non so se rendo l'idea. Vedete, le cause sono in qualche modo in concorrenza tra loro. Ecco la dialettica, l'opposizione delle cause. Più c'è una causa, meno c'è l'influsso dell'altra causa. Va bene questo? Ecco, bene. Non so, facciamo un esempino banale, l'esempio che faceva il famoso teologo gesuita Ludovico Molina, esempio molto molto pericoloso, quello, non è vero, sia detto con ogni rispetto della società Jesu, è vero, e della sua teologia, ma tuttavia in questo Molina veramente fece un esempio quanto pericoloso, in quanto diceva che si potrebbe pensare nel rapporto tra la libertà umana e la grazia divina a uno stato di cose simile a quello di una nave che è tratta da due cavalli. Pensate appunto all'antichità, dove c'erano questi canali, ne vero, dove canali navigabili, ne vero, c'erano le navi, e poi accanto a questo fiume c'erano appunto delle vie percorse da cavalli che traevano la nave, no? Noi potremmo dire che se un cavallo fosse più forte, ma molto più forte dell'altro, avrebbe trascinato la nave da parte sua, non so se rendo l'idea, capite? Vedete, quindi nell'ambito delle cause mondane, cioè delle cause finite, nelle cause che fanno parte delle entità finite, c'è sempre la concorrenza, la dialettica causale, c'è una causa sopraffa l'altra, in qualche modo si oppone all'altra, più c'è una causa meno c'è l'influsso dell'altra. Va bene questo discorso, vedete? Invece nelle cose di Dio, miei cari, nelle cose di Dio non è così. Vedete come bisogna proprio compiere una specie di metanoia intellettuale, no? Di cambiamento di mentalità intellettuale, farsi sapienti, cioè considerare le cose non più alla luce della dimensione fenomenica, no? Delle realtà sensibili di questo mondo, ma cercare di, in qualche modo, partendo da cose sensibili, però cercando di entrare nel modo di agire che è proprio di Dio e che non trova un esempio nelle cose di questo mondo. Vedete, miei cari, è per questo che è così difficile la filosofia e la teologia, soprattutto la metafisica.